Insieme nella gestione del diabete è già una frase molto importante perché indica che la persona diabetica non è da sola, la persona diabetica si può circondare di persone che possono aiutarla nella gestione della terapia, quindi la figura medica, la figura psicologica, la figura anche del trainer, comunque del, nel caso diciamo dei dispositivi tecnologici che può dare un supporto nella gestione anche nelle emergenze ipo iperglicemiche nella gestione dell'attività fisica e anche della gestione comunque della parte tecnologica del sensore, della terapia multiniativo oppure del microinfusore stesso. E quanto riguarda la mia esperienza, io sono studente di medicina e chirurgia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro, sono diabetico da circa 20 anni, utilizzatore di tecnologia, dispositivi medici nell'ambito diciamo, del diabete da circa 14 anni. Per me è molto importante comunque creare anche sensibilizzazione e prevenzione nei confronti del diabete, sia per prevenire la famosa cateocidosi, quindi il riconoscimento dei sintomi di poliuria, polifagia, e polidipsia iniziali, ma anche diciamo, per sensibilizzare i nuovi esordi, quindi i piccoli che si approcciano insieme alle famiglie nell'affrontare comunque la patologia. È molto importante l'ambito sportivo, sia perché comunque lo sport penso che sia l'amico eh, stabile comunque della terapia insulinica, aiuta la sensibilità eh, insulinica, aiuta comunque nel mantenere stabile il compenso agrico-metabolico, ma allo stesso tempo eh, invoglia, eh, sì, cerco di invogliare comunque i piccoli mostrando degli esempi nell'ambito comunque sportivo che hanno raggiunto delle quote massime, hanno raggiunto comunque il, anche dei trofei importanti in ambito, in ambito europeo e mondiale, quindi questi esempi possono essere utilizzati appunto per invogliare i piccoli che nulla è impossibile nonostante si abbia il diabete bisogna solamente avere qualche accortezza in più.